Per me è importante questa sera essere qui per provare a capire insieme a voi come mai la svolta a destra, che in altri paesi è arrivata in seguito ad attentati terroristici, in Italia si è esplosa a prescindere da quelli. Non solo, ma c'è stata un'ulteriore spinta xenofoba, proprio dopo l'unico attentato di cui l'Italia è vittima. Un attentato terrorista di matrice fascista, ordito e messo in atto da un italiano contro immigrati. Attentato riciclato subito in occasione elettorale. Wilson, Jennifer, Gideon, Mamadou, Festus, Omar, questi sono i nomi delle vittime dell'attentato di Macerata. Sono i nomi dei ragazzi, tutti giovanissimi, ma soprattutto non italiani. Tanto è bastato perché andasse in cortocircuito quel meccanismo che è in grado di preservare umanità e di mantenere coesione sociale. Quel meccanismo è l'immedesimazione con le vittime. Ecco, gli italiani non si sono immedesimati con le vittime di questo attentato. Anzi, in qualche caso si sono messi alla ricerca delle ragioni, e difficilmente troverete questa parola tra virgolette, delle ragioni del carnefice. Tutto questo è aberrante, eppure sta accadendo. Politici e giornalisti, come hanno reagito? In gran parte dicendo è il gesto di un folle, un orrendo atto di delinquenza. Non parliamo di fascismo. Invitiamo a tacere per non strumentalizzare. Ecco, la linea condivisa dai più sembra essere minimizzare e tacere. Si minimizza e si tace. Per due motivi. Da un lato per non perdere i voti dei fascisti e degli xenofobi, dall'altra perché si teme di dare troppa importanza a un episodio di violenza e che quindi questa importanza genererebbe una sorta di reazione a catena, di emulazioni. E qui porto la mia esperienza personale. Quando parlo, scrivo di migranti, ricevo messaggi di tre categorie. C'è chi dice, Saviano, ci hai rotto le palle con gli immigrati. Chi mi dice, vai avanti, bisogna far conoscere la realtà, quello che sta succedendo. E poi c'è una terza categoria, più scivolosa, più ambigua, che dice, basta parlarne, perché finisci per fare il gioco degli xenofobi, perché ad ogni articolo, ad ogni post, stai attivando, come un pulsante, la loro rabbia contro i migranti. Com'è possibile, mi chiedo, che se raccontiamo cosa accade in Libia, nei centri di detenzione, se parliamo della macchina del fango contro le ONG del Mediterraneo, rischiamo di ottenere l'effetto opposto rispetto a quello desiderato? Com'è possibile? La risposta purtroppo è fin troppo semplice, cioè che quando si parla di migranti, il ragionamento, le analisi approfondite vanno in secondo piano. Mentre in primo piano, c'è il segmento, quello facile, quello superficiale, quello che ti fa dire, il migrante viene qui a prendere 35 euro al giorno, soldi nostri che dovrebbero servire a me che non sto bene, che non arrivo a fine mese, e invece vanno a lui. Il migrante, viene qui a cercare lavoro, ma il lavoro non ce l'ha nemmeno mio figlio. Alla fine, quello che arriva più direttamente quando se ne parla è la parola migrante, non tutto quello che c'è intorno. E questa parola fa leva, sulla nostra insoddisfazione, come miccia, che fa esplodere nella peggiore rabbia tutte le nostre frustrazioni. Da qui l'esortazione a tacere. Mai come oggi ci troviamo, in un vicolo cieco, perché se parlare sembra non migliorare la situazione, nemmeno il nostro eventuale silenzio riporterebbe le cose alla normalità dell'analisi. Ma anzi, bisogna continuare a parlarne, perché tacere lascerebbe campo libero a quelle forze politiche che sono riuscite a far credere agli italiani, incredibile ma è così, che il loro problema principale oggi siano gli immigrati e non la crisi economica, non il progressivo collasso della popolazione italiana, il suo invecchiamento. Dopo l'attentato di Macerata, Matteo Renzi e Luigi Di Maio hanno esortato al silenzio
per non perdere i voti dell'elettorato xenofobo, di quell'elettorato che odia i migranti. Ma come? Per due partiti privi di identità e di direzione vanno bene i voti di tutti. Ma c'è di più. L'attentatore, che si era candidato nella Lega, non ci dice che il partito di Salvini candida delinquenti o estremisti violenti, ci dice una cosa ben più importante e che vale per tutti i partiti, non solo per la Lega, e cioè che non riescono più i partiti a fare una selezione sul territorio, perché ormai hanno perso qualunque contatto col mondo reale. Sono partiti che vivono in Parlamento, in televisione, sui social network, ma non riescono davvero a creare base, a incontrare sul territorio. E concludo, quando oggi i politici, giornalisti, intellettuali esordiscono con frasi tipo comunque la si pensi sull'immigrazione, ecco, stanno agendo da irresponsabili, perché sull'immigrazione possiamo pensarla in un unico solo modo, cioè l'immigrazione va gestita avendo come obiettivo non le espulsioni, non gli sbarchi zero, ma l'integrazione. Serve responsabilità quando si affronta questo tema. I sondaggi, le sensazioni, però gli italiani si sentono invasi, vanno lasciati a casa. Perché sulla carta, o in televisione, o sul web, come ci insegna ciò che è accaduto a Macerata, ogni parola pesa, pesa moltissimo.